Ok, bello a tutti ragazzi, sono Anchisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Fox. Ok, dobbiamo trovare Rain. E io sto andando totalmente a caso. Niente, entriamo in un vortex a caso, il primo che ho trovato. Ah! Ci abbiamo azzeccato, sì che ci abbiamo azzeccato ragazzi. Tre jammer belli freschi, trovati. Che ci vado di qua? Liberi robot classificatori. Tu sei Mega Man. È perspicace. Perché sei qui? Cosa devo fare? Devo ritirarmi? Stai calmo. Una presenza. Tu! Chi è che è tu? Chi è quello? Che seccatori, occupatevi di loro. Sì, subito lo Gemini. È Gemini! È lui che ha ucciso Pchuka. Gemini? Tu sei Gemini? Sei tu quello che ci ha messo i bastoni fra le ruote? E tu sei Omega Xyz. Questa è la prima volta che ci incontriamo, di persona. Ma ho sentito molto parlare di te. So che hai rubato la chiave di Andromeda. Anch'io ho sentito parlare di te. Purtroppo, mai in modo positivo. Se hai sentito quelle voci, allora sai che cosa sto per fare, giusto? Ti schiaccerò come una mosca. E la chiave di Andromeda sarà mia. Contento per me. È impossibile di attaccare, Giro. Ah, sì, certo. C'è tutto. Non so, volete mettermi anche in qualcosa di più impossibile? Cosa che ci siamo. Porca miseria, sei stato... Non mi aspettavo che... Non fossi così tanto questo. Mettermi qui. Ce ne voleva, eh. Wow, fuori d'artificio. Ah, ragazzi, scusatemi se sentite i rumori sottofondo, ma i muratori a casa mia, quindi un po' di casino. Pff, che branco di incapaci. Ora tocca a te, Gemini. Affronta il re di FM. È davvero così forte, eh? Non è un po' troppo per noi? Forse, ma ora non ospita un corpo di un umano. E come sai, gli abitanti FM non possono usare i loro poteri sulla Terra. Quindi abbiamo una possibilità di sconfiggerlo. È proprio come dici tu. Senza Ray sono un po' vulnerabile. Ray, la persona al telefono? Allora lui che ti dà le informazioni. Esatto, Ray è il mio partner. E perché questo Ray non ci fa mai vedere? A Ray non piacciono le persone. Perché non provi a scoprire chi è Ray? Ci vediamo. È scappato. Ray, dobbiamo fare molta attenzione. Ah, proprio finito qua l'episodio. Vediamo se premo, qui i robot classificatori dovrebbero tornare normali. Proviamo. Ok, on out. Ok, filmato subito così a botto. Oh, accidenti! Cosa è successo a Pat? Ehi, Geo! Oh, per fortuna sta bene. Pat è una persona, cioè uno dei pochi buoni che è rimasto a quanto pare. Geo, tutto bene? Tremendo, i robot classificatori non funzionano. Io sto bene, tu? Tutto ok. Scusa per averti portato qui. Ah, non è colpa tua, Pat. Grazie. Oggi è stato estenuante. Credo sia ora di tornare a casa. Oh, cosa mi rubi tu, appunto? Ah, un altro filmato. Oh, non ce la farò mai. Ok, arrivo. Il mio autobus va di là, quindi ci salutiamo qui. Oggi mi sono divertito molto. Grazie. Sì, anch'io. Beh, ci vediamo. Ma scusate, il patto non abita, ecco. Che dialoghi interessanti. Che cosa? No, perché hai perso l'autobus? Che c'è, Geo? Beh, stavo pensando. Da quando mi hai raccontato la tua storia... ti va
di creare una brother band con me? Brother band? Sì. E come hai detto tu, abbiamo un passato simile. Ci capiamo bene, credo. Così, Geo, non dobbiamo... Grazie, Geo, ne sono felice. Allora accetti. Non ho mai avuto una brother band prima d'ora. Sono felice che tu me lo stia chiedendo. Tuttavia... Oh, no... Però io... Mi costo fatica a dirtelo, ma nascondo un importante segreto. Qualcosa che va oltre il fatto che sono stato abbandonato. Cosa nascondi? Qualcos'altro, io sono Megaman, cosa vuoi che nascondi tu? È qualcosa a cui tengo moltissimo. Se diventiamo brother dovrò dirtelo. Ma quando saprai il mio segreto, forse mi odierai. Impossibile! Qualunque sia il tuo segreto, io non ti odierò. Non è che non mi fidi di te, è solo che non ho il coraggio di dirtelo. Pat, un giorno... Dammi solo un giorno per pensarci su. Ho bisogno di tempo per decidere. Sì, non ti devi preoccupare, fai con calma. Grazie mille, Geo. Ok, ora devo davvero tornare a casa. Vado a dormire, se algo sì, se vuoi scrivi sì, perfetto. Ok. Un po' più tardi. Un filmato? Sì, ah, cioè, oh. Cioè io sono già a dormire, Pat sta ancora girando. Voglio diventare mio brother. Mi sembra un sogno, ma posso davvero diventare suo brother? Geo, riuscirai a essere brother con due o me? What? Ehi! Cosa vuol dire con due te? Questa è una zona riservata, non puoi andartene in giro così. Scusi, i bambini di oggi non hanno più rispetto. Mi piacerebbe conoscere i tuoi genitori e insegnarli a crescere i figli. Genitori? Ha detto genitori? Sono stati i tuoi genitori a crescerti così? Vuoi cacciarti nei guai, ragazzino? Stai zitto! What the fuck? Stai zitto! Così detto? E non sai nemmeno parlare bene. Perché Pat ha cambiato espressione? Stai zitto! Non ho mai avuto dei genitori. Che ti prende? Cos'è questo atteggiamento all'improvviso? Ma è abbastanza del tuo inutile blatterare. Ora di prendere la tua medicina. Ma che... What? Ah. Ha steso un uomo! Pat, ma che fai? Ah. Essere debole. Che hai fatto? Io non posso crederci che l'hai rifatto. Ray, eri troppo gentile... Ma c'è... Cosa sta succedendo? Patti. Con chi sta parlando? Perché Pat ha menato lui? Ma cosa sta succedendo? What the fuck? Cosa? Non direi mica sul serio, Pat. Invece sì, voglio diventare brother di Geo. Hai dimenticato? Siamo stati abbandonati dai nostri genitori. Non siamo altro che immondizia. Cose come l'amicizia non significano niente per noi. Non ricordi? Non ho scordato che siamo stati abbandonati. Lo ricorderò per sempre. È la fonte dell'odio per i miei genitori. E ha fatto nascere per te il mio alter ego. What? Se potessi dimenticare, sceglierei di dimenticare tutto subito. Allora dimentica quella stupidata del brother. Ma io... A me piace, Geo. Idiota! Sei forse impazzito, Pat. Non lo approvo per niente, per niente. Ti prego, Ray. È la prima volta che sto bene con qualcuno. Non è divertente. Aspetta. Ok, se ci tieni davvero così tanto... Davvero? Sì, ho cambiato idea, divento suo brother. No, a sorriso. Ma con chi sta parlando, Pat? Ho capito che è il suo alter ego, però, cioè... Dov'è l'alter ego? L'indomani? What? Pronto? Oh, ciao Pat. Ciao Geo. Riguardo la nostra chiacchierata di ieri, volevo dirti che... vorresti diventare mio brother? Wow, davvero? Sì. Certo, Pat. Grazie, Gio. Dovremmo vederci a fare la brother band. Dove ci incontriamo? Facciamo in Times Square? Ok. Ci vediamo lì, allora. Grazie, Gio. Davvero. Ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, ci siamo. Facciamo la brother band con Pat. Forse sono in anticipo. Gio! Aspettavi da molto.
No, sono appena arrivato. Mi sembri un po' agitato. Ah sì, un po'. Io sono molto nervoso. Sei il mio primo brother. Che agitazione. Beh, facciamolo, dai. Ok. La prima cosa che dobbiamo fare è svelare il nostro segreto più grande. Giusto? Sì. Pat, sei sicuro di voler svelare il tuo segreto? Sì. Ho deciso di dirti tutto. Pat, il mio segreto è... Oh. Cosa? Perché? Ora? Perfetto. Lascia che me ne occupi io. Ray, cosa hai intenzione di combinare? Se mi mostrassi a lui ora, come pensi potrebbe reagire? No. Ora fatti da parte. Ah! Che c'è? Non va? Che c'è che non va, Pat? Niente. No! L'ho realizzato perché sono così stupido. Pat e Ray sono la stessa persona, che cretino che sono te. Gio, diventiamo brother. Oh, ok. Gio, sto lì lontano, vattene ora. Ho detto ora! Ah! Che succede, Gio? Ma che ti ha... Mega! Che brusco cambiamento, quasi come se fosse tutt'altra persona. Fiuto qualcosa di strano. È l'odore di un umano che è stato preso da uno di FM. Uno di FM. Mi hai scoperto. Eh? Beh, puoi anche uscire, l'ho scoperto ora. Jamie. Che idiota che sono stato, idiota non capire che Pat e Ray erano la stessa persona. Era ora. Iniziamo ad annoiare. Jamie, perché Pat è con Jamie? Non l'hai ancora capito? Pat ha due personalità. L'avevo capito all'ultimo io. In altre parole, soffre di un disordine di personalità multipla. Ora capisco. Io non capisco. Significa che una persona ha più persone dentro di sé. Questo umano ha entrambe le personalità di Pat e Ray dentro di sé. Due persone in un solo corpo. Scommetto che non pensavi neanche lontanamente che il tuo ipotetico brother potesse essere così. E non è finita qui. L'unico motivo per cui ti ho avvicinato è ottenere la chiave di Andromeda. Cosa? Essere brother l'avrebbe reso facile come rubare una caramella a un bambino. Pat, ma che ti è successo? Riprenditi, Gio, non è il Pat che conosci. E allora cos'è successo al vero Pat? Dov'è? Praticamente sono in conflitto. Stai buono tu. Gio. Pat, sei tu. Mi spiace che le cose siano andate così. Perché ti stai scusando? Hai fatto la cosa giusta. Combatti. Pensa al nostro scopo, Pat. No, Pat, dai, non mi fare questo. Bando alle gentilezze e tieni gli occhi aperti sulla preda. Lo so, ma... L'abbiamo sempre voluto, da quando eravamo piccoli. Il giorno in cui ci saremmo vendicati dei genitori che ci hanno... avevano buttato via. Ma già non c'entra niente con tutto ciò. Vuoi solo combinare guai, vero, Ray? Ti sbagli! L'ho sentito da Gemini. Con la chiave di Andromeda che è il suo partner, potremmo distruggere questo pianeta. Se avessimo quel potere, vendicarci sarebbe una passeggiata. Ma... Ripensa quando eravamo piccolini. Ricordati di quei giorni terribili. Ricordati il dolore di viverla da soli. È tutta colpa di questi umani. Se sei diviso in due. E che siamo diventati un umano incompleto. Che c'è solo un modo per salvarci. Ora, la vendetta. Mostreremo il nostro odio a questo mondo. Perché è qualcosa di indelebile. No, Pat, dai. Non lasciare che ti convinca. Almeno tu... Svegliati, Pat. Rubiamogli la chiave di Andromeda. Pat! Geo, perdonami. Pat, è vero, la vendetta è quel che ci rimane. Jamie, tocca a te. Bene. Quella forma? What the fuck, sono i due? I due? No! Andiamo, Pat. Ah, quindi quello bianco è Pat e quello nero è Ray? Wow. Ma non le onde più o meno! Le stesse onde più o meno dell'altra volta! Ah! Non ci posso credere! Te la sei voluta! Ma che... Perché dicono tutti in questo momento? Aspetta! Stai dicendo a me? Questa volta le onde sono diverse. Non se ne andranno se non mi sconfiggi. Se vuoi provarci, vieni al deposito dei rottami, alla discarica. Geo, ti prego, fermici. Pat, e ricordati la chiave di Andromeda. Hai capito? Aspetta, Pat!
Porca miseria, se ne è già andato. Non posso crederci. Pat, non posso credere che lo stia facendo. Cosa pensi di fare? Non abbiamo tempo da perdere. Gio, li inseguiamo. E faremo quattro chiacchiere con lui. C'è qualcosa che non va, per niente. Ok ragazzi, però inseguiremo Pat e Ray e Gemini, e non so come si chiamano insieme, nella prossima parte. Quindi se il video è piaciuto lasciate un commento, mettete un piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Quindi vabbè, allora noi ci siamo in un vlog. Allora, in questo vlog, visto che non abbiamo quasi niente da fare, leggiamo i commenti. Che bello. I vostri bellissimi commenti. Che bello. Soprattutto quelli di Pini, che ci entusiasma ogni video con i suoi commenti molto belli. Mattia Romano mi scrive: dovreste fare Cat Mario per la vostra felicità. Ciao. No, ho in mente qualcosa di tecnico. Break Sluggio ci scrive Bomber. Bomber.